Per la prima volta ci siamo incontrati nel 2006. Quella volta lo spettacolo è stato prodotto dall'Ancona Klezmer Festival ed è stato già da allora si è capito che in qualche modo tra le due band c'era feeling. Allora, noi prima di tutto siamo stati dei fans della Cociani Orchestra e aver avuto la possibilità già ad Ancona di suonare insieme a loro è stato un grande onore e un grande divertimento. Noi suoniamo con Municipale come 4 anni fa un concerto. Mi piace molto suonare con Municipale perché noi siamo giovani, facciamo un prova un poco e così mi piace anche perché siamo tutti giovani, secondo me con le giovani per suonare sono molto contento. Ci incontriamo bene sul piano della voglia di fare casino, perché loro amano tantissimo i loro strumenti e non li lasciano un attimo. Noi, anche se proveniamo da tutta un'altra scuola musicale, quella dove lo strumento si utilizza per l'esercizio, poi per la prova, poi per il concerto, anche se veniamo appunto da questa cultura così, così diversa, ci stiamo divertendo. Loro non si allontanano mai dal loro strumento, lo suonano in continuazione per divertimento, per loro il momento del concerto è uno dei tanti, è quello in cui incontrano la gente, però la loro vita con la musica, con lo strumento è costante, è perpetua praticamente. The experience with them, it's a wonderful feeling because we want to make friendship with all the people in the world, not just music like Balkanica Municipala plays, like jazz music, I don't know what else. We like to play every kind of music and we love Balkanica Municipale Balkanica. Questo progetto nasce un po' dall'idea di voler far incontrare le due concezioni di banda, la concezione di banda dell'Europa occidentale con la concezione delle bande tradizionali dell'Est Europa. E un po' avviene in Puglia, questo incontro avviene in Puglia non a caso probabilmente, perché un po' vogliamo far conoscere, vogliamo rappresentare quello che è stata la nostra storia, la Puglia come avamposto nel Mediterraneo e un avamposto verso Levante. Ed è proprio un incontro che guarda a Levante, l'incontro tra la Municipale e quello con la Cociani. La Cociani viene dalla Macedonia, la Municipale è una band fatta da musicisti pugliesi, per cui ci sono questi due modi di suonare, la musica scritta contro la musica che incontra la musica suonata ad orecchio, la musica spontanea, la tecnicità di questi musicisti che riescono in qualche modo a tirare fuori un pezzo ascoltandolo semplicemente e riproducendolo, con la concezione della musica che viene da una tradizione classica, la musica dotta, la musica che insegnano al conservatorio, lo spartito, le note che si susseguono su un pentagramma. Per cui diciamo che questo incontro è un incontro-scontro che, dal quale possono nascere mille cose, possono nascere mille modi di vedere un pezzo, mille modi di improvvisare. È una scoperta questo incontro. Noi siamo una banda che proviene
dalla banda tradizionale, appunto. Quindi la nostra musica è quella scritta, sintetica, mentre la loro è sempre fluttuante, sempre agitata e in metamorfosi continua. Anche i brani che abbiamo suonato allo scorso concerto e che noi conoscevamo perché li avevamo amati, in questa nuova versione sono cambiati negli arrangiamenti, negli approcci, quindi oltre ad essere un grande onore, è veramente un grande divertimento e sempre una grande sorpresa suonare con loro. E di Firenze, del Cocciano Orchestra e del Municipale, c'è questa differenza, perché noi non leggiamo in musica e lui con la scuola, lui legge e suonare, noi non posso fare questo, Cocciano Orchestra, perché noi siamo in Macedonia così suonate, solo una volta, due volte sentire un canzone e così facciamo prove e noi direttamente suonare questa canzone, così c'è differenza da Municipale e da Cocciano Orchestra. Noi pensiamo più all'impatto del ritmo, alla sintesi dei fiati con la sezione ritmica. L'approccio balcanico invece è molto più divertito e più scherzoso. Ogni nota in realtà si compone di tante svisature e ogni nota è molto fluttuante, molto abbellita. E questi abbellimenti cambiano in base all'umore del musicista, cambiano in base al suo approccio all'atmosfera, al suo approccio alla gente che lo sta guardando, agli sguardi che si sta scambiando con gli altri musicisti. Quindi diciamo che la stessa singola nota per loro ha una componente di calore in più, anche di improvvisazione, di espressione. La nostra nota invece, in particolare quella della Municipale Balcanica, vuole essere potente, vuole arrivare dritta. La loro invece cerca di essere più seducente, più bella, più carina, più fluttuante. Roberto Ottaviano. Perché Roberto Ottaviano? Roberto è titolare di cattedra al corso jazz del conservatorio, è un grandissimo improvvisatore, un grandissimo musicista, e oltretutto le influenze del suo modo di suonare spaziano dalla musica classica al jazz più improvvisato, per cui chi meglio di lui poteva partecipare in questo incontro tra bande colorato dalle sue incursioni, dal suo essere imprevedibile durante un pezzo, dal suo modo di saper interpretare in qualsiasi momento lo stato d'animo dei musicisti e del pubblico presente. Credo che sia una miscela veramente esplosiva questa combinazione tra la Cociani Orchestra, questo gruppo che viene dal centro dell'Europa con il suo gusto per le sonorità antiche delle fanfare, per i gruppi che suonavano i funerali, i matrimoni, un ensemble di ottoni vivacissimo che ci ricorda momenti arcaici e così come è spinto anche nel futuro. E a questo sound gli fa da contraltare un gruppo che sicuramente si è tagliato uno spazio di assoluto rilievo in Italia, nel nostro paese, quello della Municipale Balcanica, l'esuberanza, la freschezza di questi giovani talenti. Io mi muovo un po' da globetrotter, un po' da battitore libero, grazie al fatto che manipolo un po' l'improvvisazione, come dire, passando attraverso questi mondi ai quali cerco ogni tanto di pormi come una specie di contraltare, ma spesso e volentieri cerco anche di integrarmi perfettamente all'interno dei loro linguaggi. Thank you.
il repertorio di questo spettacolo. Il repertorio è appunto è fatto dai brani della Cociani Orchestra, che come sappiamo sono dei brani tradizionali, macedoni, tradizionali dell'Est Europa, ma anche nell'ultimo disco abbiamo assistito un po' un'evoluzione anche dello stesso gruppo, che ha cominciato a scrivere dei pezzi originali. E quindi ci sono anche poi i pezzi della Municipale, che sono pezzi originali, scritti e composti da Livio Minafra, arrangiati dalla Municipale Balcanica, per cui c'è un pezzo anche scritto da Raffaele Piccolomini. Insomma, si cerca di far incontrare queste due culture, questi due modi di suonare all'interno dei propri pezzi, quindi si assiste a dei pezzi che normalmente vengono suonati da 8-9 elementi, si assiste quindi a un arrangiamento per 20-21 musicisti. Quindi l'impatto, la forza che questi pezzi, che questi brani acquisiscono è una forza nuova, una forza che si riesce a incontrare solo in questo progetto. Inoltre è chiaro che i pezzi vengono non soltanto arrangiati per 20 musicisti, ma vengono anche adattati al loro modo di suonare, al loro modo di pensare di pensare, di sentire la musica, per cui è chiaro che quello che ne deriva è una versione, sono delle versioni nuove, sono delle scoperte anche per noi stessi, per gli stessi musicisti che li hanno sempre suonati. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, il futuro speriamo per Municipale del Cociano Orchestra, che posso andare per suonare i concerti, secondo me speriamo che tutti possano piacere questa musica che siamo suonati con Municipale. Io spero così, perché noi capisciamo che Municipale è un buon orchestra e tutti sono giovani, questo posso dire. Speriamo che posso suonare più concerti con Municipale. Ciao. Facciamo un video. Va,